Cittadinanza onoraria alla memoria a Ruvo del Monte allo scrittore e sceneggiatore Evan Hunter. Sentiamo Rocco Brancati. Era di origine lucana lo scrittore e sceneggiatore italo-americano Evan Hunter, scomparso nel 2005. Nonostante i suoi tanti pseudonimi, quello più noto con il quale ha firmato centinaia di libri polizieschi è Ed McBain, lo scrittore si chiamava in realtà Salvatore Lombino. A Ruvo del Monte, il paese da dove partì il nonno materno, Francesco Antonio Coppola, l'omaggio ad Evan Hunter ha coinvolto l'intera comunità e un gruppo di intellettuali che vivono in Italia e all'estero, i quali hanno dato vita ad un comitato che si propone, tra l'altro, di promuovere proprio a Ruvo del Monte una serie di iniziative, a cominciare da un meeting internazionale di autori del genere giallo. L'altra sera la consegna alla vedova Drazka Hunter della cittadinanza onoraria alla memoria. Scrittore quanto mai prolifico, come si è detto, Evan Hunter è stato anche un famoso sceneggiatore cinematografico e televisivo. Basterebbe ricordare Gli uccelli di Alfred Hitchcock, ma anche la serie 87esimo distretto e un centinaio di romanzi del genere giallo noir. La serata è stata allietata dal Siris Jazz Quintet, con la partecipazione straordinaria al termine del concerto di Katrin, nota jazzista americana. Qualificanti gli interventi nel corso della serata, da Peppino Ferrieri, instancabile animatore delle iniziative, ad Antonio Mecca, appassionato e competente lettore dei romanzi hunteriani, a Giovanni Tata, egittologo e docente universitario negli Stati Uniti, ad Armando Mauro Tita, a Michele Patrissi. Insomma, la convergenza di una serie di intellettuali impegnati nel rilanciare a Ruvo del Monte un programma ambizioso. Nel nome di Evan Hunter, Ed McBain, fare di questo piccolo comune del Potentino, chiamato Fiormonte nel romanzo autobiografico The Street of Gold, la capitale del romanzo giallo.